Grazie Angelo, ringrazio anche il collega De Francesco che ovviamente mi ha di molto facilitato il compito. Questa infezione anche nel terzo millennio è ancora estremamente frequente. Vedete che dall'ultimo paper, che è una review sistematica, noi vediamo che nei paesi in via di sviluppo siamo al 50 e nei nostri paesi cosiddetti sviluppati o industrializzati siamo al 35. Ovviamente questi numeri sono numeri medi, ma bisogna tenere conto che l'immigrazione sta riportando la prevalenza dell'infezione ai livelli che avevamo oltre 10 anni fa. Il dottor De Francesco ha già parlato di quali sono le condizioni cliniche quali l'eradicazione è imperativa, ma accanto a queste condizioni ne abbiamo delle altre, come per esempio l'anemia ferropriva o la carenza di B12, nei quali la causalità non è esattamente dimostrata, ma nei quali l'eradicazione può portare un beneficio, e altre condizioni, per esempio l'acne rosacea o l'orticaria, nella quale c'è sono delle studi che hanno dimostrato l'eradicazione, che però non è stato confermato da ulteriori studi. Quindi di fatto lo spettro dell'eradicazione copre una serie di patologie e ovviamente per ognuna di esse il rapporto rischio-beneficio deve essere attentamente valutato. Ma sicuramente quello che noi dobbiamo in ogni caso fare in presenza di una gastrite cronica, anche in assenza di sintomi o complicanze, e effettuare un'eradicazione. Questo accanto al consensus di Maastricht che vi ha fatto vedere il collega prima, lo ha anche sottolineato la conferenza di Kyoto, che è stata specifica sulla gastrite, e quindi se vogliamo tornare a quello che diceva il vecchio David Graham, l'unico Helicobacter buono è un Helicobacter morto. E quindi, di fatti, non è una cosa relativamente semplice, perché in uno stomaco pieno di acido l'Helicobacter non ci dovrebbe essere, secondo la storia, e invece c'è, perché il batterio è un batterio intelligente, capace di creare una nicchia ecologica che diciamo scappa all'acido. E questo succede perché la presenza di ureasi, determina la produzione di ammoniaca che crea sostanzialmente intorno all'Helicobacter una nicchia alcalina e quindi difende dall'acido. Peraltro l'Helicobacter si annida nelle cripte e va a finire sotto lo strato di muco. Quindi una prima condizione che qualunque farmaco eradicante o qualunque cocktail eradicante deve avere è la sua capacità di penetrare nello strato di muco che protegge l'Helicobacter. Eradicarlo, dicevo, non è semplice. Questo è il motivo per cui David Graham, uno dei grandi della terapia, ha sostanzialmente creato una report card che adesso tutti gli studi contrari all'eradicazione devono seguire, e cioè a dire noi consideriamo adeguato un'eradicazione quando all'analisi intention to treat abbiamo almeno un 90% di eradicazione. Certamente più del 95% sarebbe l'ideale, ma vedremo che questo non è sempre possibile. Allora vediamo oggi, nel 2019, quali sono le linee guida più recenti che dovrebbero anche perché guidare la nostra terapia eradicante. Abbiamo parlato delle nostre europee, noi siamo in Europa, vedete che alcuni esperti italiani hanno partecipato a questa consensus e molto ben fatte, devo dire, le linee guida. Dopo di queste ci sono le linee guida italiane,
e noi siamo in ideale, dobbiamo seguirle, vedremo che hanno delle caratteristiche peculiari rispetto alle altre linee guida internazionali e le linee guida canadesi, che in realtà sono più nordamericane, fatte a Toronto e che quindi portano il nome della Toronto Consensus. Allora, che farmaci innanzitutto dobbiamo usare prima di entrare nel cocktail eradicante? Perché tutti sapete che un solo farmaco purtroppo non esiste in grado di eradicare l'infezione. Sempre per serendipity, come diceva Angelo, il primo farmaco che ha dimostrato un'attività contro l'Helicobacter è stato il bismuto. Ma Borodi, che è il primo che lo ha riportato, lo stesso Marshall che dopo aver bevuto il cocktail brodo si è eradicato utilizzando i sali di bismuto, avevano sostanzialmente visto che il bismuto inibiva la crescita dei Helicobacter in vitro, e poi Guido Tittgat con la microscopia elettronica aveva sostanzialmente dimostrato che c'era una completa degradazione della membrana dell'Helicobacter sulla quale si depositavano le molecole di bismuto. Però, a parte questi due primi lavori, voi vedete che nel tempo tutti i regimi eradicanti, la duplice, le varie triplice, la quadruplice, la sequenziale di Angelo e la ibrida, tutti hanno un comune denominatore, l'inibitore di pompa protonica. Quindi oggi non è possibile pensare di fare un cocktail eradicante senza un inibitore di pompa protonica. Perché? Perché l'inibitore di pompa protonica aumenta il pH? Non soltanto. Le ragioni per le quali l'inibitore di pompa protonica è efficace è una cosa che pochi conoscono, e cioè che l'inibitore ha un effetto battericida contro l'Helicobacter pylori in vitro, perché aumentando il pH noi facciamo sì che gran parte dei microorganismi passino nella fase di crescita, quindi nella fase di crescita logaritmica, e quindi diventino più sensibili agli antibiotici, in particolare agli antibiotici battericidi come l'amoxi e la claritro, perché amoxi e claritro sono molecole acidolabili, e quindi innalzando il pH noi aumentiamo la stabilità di questi antibiotici e di conseguenza la loro efficacia. Anche in vitro le MIC si riducono se il pH è elevato. E poi, last but not least, succedono due cose. Vi dicevo prima che l'inibitore di pompa protonica ad alte dosi, doppia dose come usiamo correntemente, ritardano lo svuotamento gastrico. Il ritardo dello svuotamento gastrico si traduce in un aumento della permanenza degli antibiotici nello stomaco e quindi in un maggior prolungato contatto degli antibiotici con la mucosa gastrica. Ma un'altra cosa estremamente interessante è dimostrata a Nottingham, e cioè l'aumento del pH, la viscosità del muco diminuisce e quindi aumenta la penetrazione dell'antimicrobico dentro lo strato mucoso. Quindi, come vedete, gli inibitori di pompa protonica non sono solo antisecretori, ma hanno una serie di effetti che li rendono indispensabili per qualunque regime secretorio. Naturalmente, all'inizio, siccome si pensava che fosse solo un problema di pH, qualcuno, David Graham è stato uno di quelli, ha detto: ma possiamo usare anche gli H2 antagonisti, possiamo usarli a dosi alte, bene o male l'aumento del pH può essere simile. Ma in realtà non è così, perché vedete che gli inibitori di pompa protonica da questa metanalisi sono chiaramente almeno più efficaci di almeno il 30%. E che la presenza di inibitori di pompa protonica sia un must è dimostrato da uno studio importante, non è l'unico ma il più famoso, il MAC2, in cui la terapia triplice con omeprazolo, amoxi e claritro è stata comparata con la terapia duplice, amoxi e claritro senza omeprazolo. Voi vedete cosa succede? Che scendiamo da un 94% di eradication rate al 26%. Quindi amoxi e claritro senza l'inibitore di pompa protonica perdono gran parte dell'efficacia per le ragioni che abbiamo discusso.
e l'effetto dell'inibitore di pompa protonica, come per ogni farmaco che si rispetti, è dose dipendente. Vedete in questo bellissimo studio che ha, diciamo così, delineato il sogno, perché è ancora un sogno che non è diventato realtà, di una terapia duplice. Voi vedete molto bene che aggiungendo a 2 grammi di amoxicillina l'omeprazolo in dosi crescenti si ha un aumento dose dipendente della eradicazione dell'Helicobacter, a dimostrazione del fatto che più alto è l'effetto antisecretorio, più alto è il pH intragastrico, migliore è il tasso di eradicazione. E questo è il motivo per cui noi usiamo gli inibitori di pompa protonica off-label, ricordatelo, off-label, 2 volte al giorno, e rispetto alla singola dose, la doppia dose aumenta il tasso di eradicazione in termini di efficacia di oltre il 50%. Ma purtroppo gli inibitori di pompa protonica sono un po' come Cenerentola, come dicevo prima. Vedete che anche usando la doppia dose, verso mezzanotte l'inibitore di pompa protonica perde la sua attività e c'è una fisiologica acidificazione dello stomaco. Questa è stata chiamata dagli autori anglosassoni nocturnal acid breakthrough, e quindi in termini di reflusso, come dicevamo, vuol dire che sì, se c'è un reflusso in questo periodo ovviamente è molto acido, ma in termini di eradicazione più NAB c'è e più basso sarà il tasso di eradicazione. Questo è uno dei 2 o 3 studi, non sono molti ma fatti bene, perché sono studi nei quali accanto al challenge dell'eradicazione e quindi del test prima e dopo c'è qui il challenge di una pH-metria gastrica o gastroesofagea. Questo è uno studio che vi fa vedere molto bene che quando voi prendete una popolazione di pazienti, avete pazienti che si eradicano e pazienti che non si eradicano, si vede che i pazienti in cui non si eradicano il tempo trascorso sotto pH 4 è più lungo, e si vede anche che nei pazienti che non si eradicano sono NAB positivi, mentre i pazienti che si eradicano sono NAB negativi. E se andiamo a vedere il pH intragastrico medio, vedete che in quelli eradicati il pH medio durante la notte è stato 5,7 e in quelli non eradicati è stato 4,2. Quindi è un must usare la doppia dose, perché bisogna controllare molto bene l'acidificazione notturna, e vedremo in chiusura che i futuri farmaci antisecretori sono ancora più efficaci perché controllano ancora meglio il pH notturno. Questo è il position paper di cui vi parlava Angelo e che mi ha fatto impazzire, soprattutto per dover collaborare con lui, che chiaramente sottolinea come i PPI debbano essere dati 2 volte al giorno, perché questo è l'affermazione evidence-based. Ma i PPI hanno un problema catabolismo. Il catabolismo degli inibitori di pompa protonica è epatico ed è principalmente nelle mani di un citocromo, il 2C19, che presenta un'elevata percentuale di polimorfismo. In Europa in particolare noi abbiamo molti metabolizzatori rapidi, mentre in Asia ci sono molti metabolizzatori lenti. E vedete Furuta, che è un gastroenterologo giapponese ma che lavora negli Stati Uniti, ha chiaramente dimostrato che rispetto ai metabolizzatori lenti, quando noi andiamo verso gli extensive metabolizer, cioè i metabolizzatori rapidi, soprattutto negli omozigoti, il tasso di eradicazione si abbassa. Perché? Perché essendo catabolizzato molto rapidamente, l'inibitore di pompa protonica funziona meno, perché i metaboliti degli inibitori di pompa protonica sono inattivi da un punto di vista farmacologico. Questa è la ragione per cui una meta-analisi fatta in Spagna, anche se l'autore, il primo autore inglese che lavora con Xavier Gisbert, ha dimostrato che rispetto agli inibitori di pompa di prima generazione, quelli di seconda generazione, cioè il rabeprazolo e l'esomeprazolo, sono più efficaci. E la ragione è che, per quanto riguarda il rabeprazolo, che il rabeprazolo viene catabolizzato non per catabolismo ossidativo attraverso il citocromo, ma principalmente per idrolisi con le esterasi epatiche, e quindi se ne sbatte del genetic makeup.
Invece l'esomeprazolo fa una cosa molto interessante, cioè l'esomeprazolo è un inibitore del citocromo P450-2C19, quindi inibisce il proprio catabolismo e in questo modo trasforma tutti i metabolizzatori rapidi in metabolizzatori lenti, creando un'inibizione della secrezione acida che è molto consistent, diciamo, tra i vari individui. E vedete, è quello che in termini di odd ratio è più favorevole. Quindi, senza fare pubblicità a nessuno, ma certamente in questo momento, fra i 5 inibitori di pompa protonica che abbiamo, se dobbiamo fare una terapia radicante che siano 7, 10 o 14 giorni, l'esomeprazolo deve essere l'inibitore di pompa preferito. E queste affermazioni non sono soltanto mie, sono anche di Maastricht, che sottolinea che in Europa e in Nord America l'esomeprazolo e il rabeprazolo dovrebbero essere gli inibitori di pompa preferiti per l'eradicazione. Purtroppo quello che ci complica la vita, perché avete visto come la triplice era meravigliosamente efficace at the very beginning, è stato il fatto che si è sviluppata una resistenza antimicrobica dell'Helicobacter, che può essere in parte primaria ma in parte anche secondaria, perché purtroppo, per esempio nel caso della clavitromicina, la clavitromicina è molto mal utilizzata, soprattutto dai pediatri, nei bambini con infezioni respiratorie. E vedete, in Italia fra il 10 e il 20% dei ceppi sono resistenti. Poi il metronidazolo è usato invece più o meno appropriatamente dai ginecologi e siamo fra il 20 e il 30%, e la levofloxacina fortunatamente è inferiore al 10%, ma c'è un gradiente nord-sud che è particolare. In genere le resistenze batteriche sono superiori nel sud e più basse nel nord. Nel caso della levofloxacina è il contrario, c'è un'inversione del gradiente. E come vedete, maggiore è la resistenza a questi farmaci, più basso è il tasso di eradicazione. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha recentemente fatto l'elenco dei batteri la cui resistenza antimicrobica è un concern per la salute, e vedete, fra questi ci ha inserito l'Helicobacter, così come ovviamente ha inserito altri batteri come per esempio il Mycobacterium tuberculosis, la Neisseria meningitis e così via. Noi abbiamo fatto uno studio con il mio allievo Luigi Gatta in una grandissima popolazione di pazienti, vedete 1325 strains nella letteratura, è il più grosso studio, e che ha dimostrato sostanzialmente che la resistenza a un solo antibiotico della triplice o clarido e metronidazolo è di 14%, mentre a entrambi è del 23%, confermando più o meno i dati della letteratura. Allora, su questa base, cioè nel tentativo di rispondere all'aumento della resistenza batterica, sono stati sviluppati una serie di regimi. Dopo la standard triplice è venuta la sequenziale, che vedremo in un attimo qual è il razionale di questa magnifica terapia, successivamente le quadruple con o senza bismuto. Ma se queste terapie sono efficaci laddove altre terapie lo sono meno, bisogna tenere conto che si paga un prezzo in termini di effetti indesiderati, ma anche un prezzo in termini di complessità. Voi vedete, quando passiamo dalla triplice terapia alla quadruplice con bismuto, pur avendo a disposizione il Pilera, che è una triple pill, perché è una pillola che contiene i tre antibiotici, cioè il bismuto e la tetraciclina col metronidazolo, alla fine della fiera possiamo arrivare a dovere somministrare al paziente per il ciclo completo ben 196 capsule o compresse o tablets, come volete chiamarli, il che ovviamente ha un effetto negativo sulla compliance. Allora, tenendo conto di queste linee guida, se vogliamo seguirle, e discuteremo poi dopo quale può essere il valore delle linee guida, che nonostante la legge Gelli non sono leggi dello Stato, ma sono suggerimenti di esperti, il modo con cui possiamo affrontare la
infezione è quello di fare una terapia empirica che però tiene conto delle resistenze regionali presunte, perché non sempre le conosciamo, non abbiamo ancora dei bei registri come dovremmo averli, è una terapia basata sulla resistenza provata, il che vuol dire che noi dobbiamo fare un'endoscopia, dobbiamo fare una cultura e fare il test di resistenza agli antibiotici che vogliamo usare. Allora, vediamo che cosa ci dice Maastricht. Maastricht ci dice che nella zona in cui abbiamo una bassa resistenza alla claritromicina, meno del 15%, alcune zone d'Italia è così, possiamo usare o la classica triplice o andare a questa bellissima terapia col bismuto e 196 compresse. Se invece la resistenza alla claritromicina supera il 15%, dobbiamo vedere cosa succede col metro. Se c'è una bassa resistenza al metronidazolo, facciamo una triplice in cui però al posto della clarito mettiamo la metro. Se invece c'è una resistenza doppia a metronidazolo e claritromicina, dobbiamo fare una quadruplice che può contenere bismuto o non bismuto. Quando invece è alta la resistenza, allora a occhi chiusi loro si affidano esclusivamente alla quadruplice che contiene bismuto. A questa si aggiunge Toronto, che introduce una terapia che in Italia è stata diciamo proposta per primo da, a Napoli da Gerardo Nardone, e cioè la terapia triplice, ma che utilizza al posto della claritro la levofloxacina. Ovviamente bisogna avere la certezza di avere dei ceppi che siano levofloxacina suscettibili, e come vi dicevo, tra nord e sud ci sono delle differenze, anzi un'inversione della tendenza. Cosa succede se queste terapie falliscono? Possiamo avere un approccio empirico o un approccio guidato dalla cultura. Se fallisce la triplice classica, possiamo andare o a una triplice con levofloxacina, oppure alla quadruplice con bismuto, che vi renderete conto sembra essere l'acqua santa. Successivamente, se invece fallisce la quadruplice con bismuto, possiamo ancora andare a una triplice con levofloxacina o una quadruplice senza bismuto, e se invece ha fallito la quadruplice senza bismuto, andiamo alla quadruplice con bismuto. Nel dare queste raccomandazioni, però, Maastricht ci dice che se si fa un'endoscopia, allora o si segue le indicazioni del microbiologo, o altrimenti, se usiamo una quadruplice con bismuto, possiamo fregarcene della microbiologia, dimenticare le culture, perché sarà una terapia che funziona sempre. Ma la domanda è: ma dove cacchio è finita la sequenziale? Perché queste linee guida l'hanno ignorata? Ora vorrei dirvi che la consensus italiana del 2015, quindi un anno prima di Maastricht, diceva che come prima linea bisogna usare una triplice più duratura, più lunga, la sequenziale o eventualmente una quadruplice senza bismuto, suggerendo che se si usava il bismuto, ovviamente la triplice pill è certamente comoda. Ora vi faccio notare che in questa consensus ci sono due personaggi chiave che sono due esperti di Helicobacter in Italia. Uno è il mio amico Francesco Di Mario e l'altro è il professor Giovanni Gasbarrini. Bene, Francesco Di Mario sta diventando vecchio, può avere un inizio di Alzheimer, e quando l'anno dopo è andato a Firenze si è dimenticato quello che aveva detto a Cervia. Il professor Gasbarrini è più vecchio del professor Di Mario, ma ancora molto vigile, però probabilmente non ha avuto il tempo di parlare con il figlio Antonio, che invece era uno dei membri di Maastricht. Insomma, praticamente questa gente un anno dice una cosa e il giorno dopo dice una cosa diversa. E allora che cosa è successo a questa terapia? Vediamo dall'inizio. Questo non è il primo studio, perché la terapia è nata agli inizi del 2000, però è uno studio bello perché è una pooled analysis dalla quale si vede molto bene che con la sequenziale noi possiamo, diciamo, controbilanciare la resistenza alla claritromicina.
se vogliamo usarla, la possiamo anche usare quando non c'è, alla stessa efficacia della triplice, con però un vantaggio di essere generalmente meglio tollerata. Il razionale della duplice seguita da una triplice, perché questa è in fondo la sequenziale, una duplice seguita da una triplice, viene dal fatto che alla moxicillina sono stati descritti rarissimi ceppi di Helicobacter resistenti alla moxi, e con questa prima terapia voi riducete la carica batterica e successivamente la seconda fase, cioè la triplice, si trova nelle condizioni di maggiore efficacia. Dopo questo studio, Luigi Gatta ed io abbiamo fatto una meta-analisi che abbiamo avuto l'onore e il piacere di vedere accettata dal British Medical Journal, in cui abbiamo esaminato tutti i lavori che avevano usato la sequenziale comparandola con la triplice e dimostrando che mediamente la sequenziale è almeno il 20% più efficace della triplice. Nello stesso studio abbiamo comparato la sequenziale verso la tripla 10 giorni, 14, la terapia contenente bismuto o la quadruplice non contenente bismuto, e vedete l'odd ratio è sempre 1, il che vuol dire che la sequenziale è superiore alla standard tripla e egualmente efficace di tutte le altre terapie testate. E recentemente Angelo ha dimostrato che se allunghiamo un pochino il brodo da 10 a 14 giorni possiamo portare l'eradicazione dal 93 al 97%, ma quello che è interessante è che dimostra ancora una volta la bontà e la razionalità della duplice che segue la triplice, seguita dalla triplice, e che anche i pazienti che hanno interrotto questa terapia, praticamente in 8 su 9, che hanno fatto 3 giorni, appena 3 giorni della seconda fase, cioè 7 più 7, 5 più 5, c'è stata un'eradicazione. Il che vuol dire che il razionale è molto forte ed è molto meno empirico di tutte le altre terapie eradicanti. Recentemente con Luigi abbiamo, in quei 2.000-1.500 casi di ceppi, valutato sostanzialmente qual è l'efficacia, e vedete l'efficacia della triplice con sensibilità ai due antibiotici a uno dei due è sempre molto alta, superiore al cutoff del 90% stabilito da Graham, e si abbassa solamente quando abbiamo doppia resistenza. Ma guardate, la quadruplice terapia senza bismuto è inferiore alla terapia sequenziale. Ora, un punto chiave è che le linee guida ci danno delle raccomandazioni, ma queste raccomandazioni sono raccomandazioni di esperti che spesso non sono evidence-based. E questo lavoro lo dimostra, è stato uno dei lavori, io credo di aver pubblicato forse più di 500 lavori nella mia vita, ma questo è stato uno di quelli che mi ha fatto sudare di più per l'accettazione, perché c'era una barriera dietro di questa che era fatta dagli esperti che non volevano accettare di avere sbagliato. E dove hanno sbagliato? Noi abbiamo fatto una Monte Carlo simulation che fa vedere una cosa molto interessante, che se voi volete stabilire qual è il minimo numero di pazienti o di ceppi, perché ogni paziente ha i ceppi, sui quali testare un regime, e volete avere dei valori affidabili, stando nella media dell'eradicazione dell'85%, dovete studiare almeno un centinaio di pazienti, perché altrimenti date i numeri da giocare al lotto, non date dati o risultati scientifici. Bene, se noi andiamo a vedere le conclusioni che ha tirato fuori Maastricht facendo ingiustamente fuori la terapia sequenziale, si è basata su questi studi. Bene, guardate qui in ordine crescente, il più grosso studio c'ha 37 ceppi, il nostro studio ne aveva 236. Quindi i risultati di tutti questi sono inaffidabili, i risultati di questi sono affidabili, ed è dimostrato da cosa? Dai limiti di confidenza. Guardate che limiti di confidenza ampi hanno questi studi, guardate che minimi limiti di confidenza ha il nostro studio. Quindi sostanzialmente
Le raccomandazioni in prima battuta possono andare bene, ma quelli in presenza di ceppi resistenti sono interamente non affidabili perché sono basati su delle conclusioni che non sono evidence-based. Cosa hanno fatto questi tre signori? Vi ho parlato di Maastricht, dell'American College e della Toronto. Questi tre nomi che voi vedete qui sono i tre boss, diciamo il primo nome e il driver delle consensus. Un bel momento si sono vergognati di loro stessi. Per fortuna esiste ancora un minimo di dignità. Si sono riuniti e hanno detto: ma porca miseria, noi dobbiamo riconciliare le nostre idee perché uno diceva una cosa e uno diceva un'altra. E allora propongono questa riconciliazione dicendo: se non c'è resistenza continuiamo a usare la triplice, se c'è una resistenza alla clarotromicina andiamo alla quadruplice, se non lo sappiamo usiamo una quadruplice o con bismuto o senza bismuto. In seconda linea, se non abbiamo usato la terapia con bismuto usiamo questa, oppure usiamo una terapia con levofloxacina, e lasciano come rescue, una cosa che voi vedrete invece molto interessante, la terapia con alte dosi di amoxicillina e inibitore di pompa protonica. Ora, il lavoro che vi ho fatto vedere su BMJ, di cui ovviamente non si può che andare orgogliosi e che è merito del mio allievo Luigi Gatta, è stato considerato in un recente articolo su Helicobacter, la rivista dedicata all'Helicobacter, che ha fatto un'analisi bibliometrica degli studi più influenti e ha classificato i 10 studi più influenti nel campo dell'Helicobacter. Ebbene, questo lavoro è stato considerato uno degli studi più influenti nella terapia dell'Helicobacter. Ma questo a questi tre signori non è bastato. Allora la mia domanda è: cosa possiamo fare per convincere questi tre idioti che la terapia sequenziale è efficace? Dobbiamo fare loro una proposta che non potranno rifiutare. Scusate, ma io sono siciliano e quindi la lupara la porto sempre con me. Ma accanto a questa duplice, triplice, quadruplice, che cosa possiamo fare di più? Possiamo usare dei regimi che hanno la rifabutina, grande antibiotico, ma ricordiamoci è una rifamicina della famiglia della rifampicina, farmaco antitubercolotico importante e non privo di effetti collaterali. Possiamo usare delle add-on, cioè dei farmaci o delle formulazioni che ci aiutano, o possiamo migliorare, perché avete visto che c'è quel gap notturno, la inibizione della secrezione acida. E allora vediamo con la rifabutina. Questa è una meta-analisi che ci dimostra che sostanzialmente se usiamo la rifabutina abbiamo un effetto che è migliore della triplice e simile a quello della quadruplice, ma c'è il problema della tossicità, soprattutto della mielotossicità. Possiamo usare i probiotici, i quali migliorano l'eradicazione, ma non la migliorano per il loro effetto, perché anche i probiotici, specialmente i lattobacilli, hanno un effetto antibatterico in vitro nei riguardi dell'elicobacter e hanno anche un effetto di competizione nei siti di adesione a livello della mucosa gastrica. E la ragione per cui c'è questo effetto è dovuta al fatto che con i probiotici migliorano gli effetti indesiderati e quindi migliora la compliance. Questa è un'altra meta-analisi un po' più specifica che vi fa vedere come la diarrea, il bloating, i disturbi del taste sostanzialmente, col metronidazolo in particolare, sono significativamente ridotti quando associate i probiotici. Un'altra possibilità è usare la lattoferrina. Questa è un'invenzione del mio amico Di Mario, ma devo dire poi provata da altri colleghi, che fa vedere, qualcuno dice di sì, qualcuno dice di no, come sempre succede, ma il net effect della lattoferrina, che ha un'importante azione sia antibatterica che virale, è un piccolo guadagno del 10%, che in alcune situazioni, non in tutte, può valere la pena. E andiamo all'ultimo grande passo avanti, e cioè una migliore inibizione della secrezione gastrica. Noi finora abbiamo usato gli inibitori di pompa protonica, che sono profarmaci.
C'è una nuova classe che si chiama PCAB, che vuol dire Potassium Competitive Acid Blocker, che agisce sempre sulla pompa protonica, ma non legandosi alla cisteina in maniera irreversibile, ma con una competizione nei riguardi del canale del potassio. E le differenze, guardate, sono importanti. I PCAB sono farmaci, i PPI sono profarmaci. I PPI tutti sapete che si concentrano nella cellula parietale, i PCAB si superconcentrano da 1000 a 100.000 volte. I PCAB sono inibitori competitivi, quindi sono reversibili, e invece gli inibitori di pompa sono irreversibili. Quando bloccate la pompa con un PPI dovete aspettare la sintesi di nuove pompe perché la secrezione ritorni. E la durata dell'effetto è dipendente dai livelli plasmatici, mentre nei PPI dopo 2 ore i livelli plasmatici non ci sono più. E cosa importante, il primo effetto comincia subito. Io sono solito insegnare ai miei studenti che i PCAB sono una via di mezzo fra la ranitidina, cioè fra gli H2 antagonisti, e gli inibitori di pompa protonica. Sono rapidi come la ranitidina e di lunga durata, molto lunga come gli inibitori di pompa protonica. E questa è la farmacocinetica. Vedete cosa succede con i PCAB? Dall'inizio c'è un effetto immediato dalla prima dose, invece i PPI, come sapete, ci vogliono almeno 4-5 giorni per arrivare al top. Perché? Perché il PPI migliora la sua biodisponibilità, man mano che inibisce la secrezione acida aumenta l'assorbimento, perché i PPI sono molecole acido-labili, pur essendo gastroprotette, e quindi ci vuole un minimo. Quindi il PPI non è un farmaco, diciamo, da usare on demand, perché se uno c'ha una pirosi e prende un inibitore di pompa protonica non gli passa, gli passa utilizzando un PCAB o utilizzando un H2 antagonista. Ora, contrariamente ai PPI, che sono tutti uguali, perché sono tutti benzimidazoli sostituiti, quindi hanno tutti un core simile, questo è il motivo per cui se voi avete un paziente che è allergico a un PPI, quasi sicuramente è allergico all'altro. Se c'è un effetto indesiderato con un PPI, quasi sempre, in medicina il sempre non esiste, ce l'avrà con quell'altro. Invece qui, come voi vedete, da un punto di vista chimico, sono tutte famiglie differenti. E abbiamo solo 2 molecole in commercio, non in Europa ma in Asia, e il first in class, come si chiama, è il vonoprazam, che adesso ha degli studi in corso sia in Europa che negli Stati Uniti, ma in questo momento è in commercio solo in Giappone. Questo è il signor vonoprazam, che è in questo momento il più potente inibitore della pompa protonica che noi abbiamo. E perché ci piace tanto? Perché in termini di inibizione secretoria, nel caucasico, durante la notte, l'inibizione è 98%. Quindi di NAB non c'è più neanche l'ombra. E questo ha un beneficio? Eh sì che ce l'ha. Perché quando voi comparate i regimi triplici, la classica triplice, PPI based, lansoprazolo, o vonoprazam based, guardate che differenza, da 75 a 96. E soprattutto se andate a studiarlo in pazienti che hanno la resistenza alla claritromicina, qui siete al 40 e qui state all'82, in prima battuta. Se invece la usate come seconda linea, nei pazienti che hanno fallito la prima linea, raggiungete il 98%. Ma allora, con un farmaco così, il sogno di una duplice terapia, che per i nostri pazienti sarebbe il massimo, 2 compresse al mattino e 2 compresse la sera, una di PPI e una di Amoxi, si potrà realizzare? La mia risposta è sì. Questi sono tutti tentativi, fra cui uno di Angelo, di fare una duplice, e vedete che all'aumento della dose del PPI, vedete, 3 volte al giorno, addirittura 4 volte al giorno, aumentando anche la moxicillina, si arriva a dei tassi piuttosto alti, 96 o 95, ma con appena mezza dose di vonoprazam, perché la dose nell'esofagite è 40 mg, 20 mg di vonoprazam BID e 500 mg TID di amoxicillina, noi arriviamo al 95%, quindi abbiamo un tasso che David Graham definisce eccellente. Quindi il futuro è probabilmente questo, che sia duplice o triplice, ma sostituire l'inibitore col vonoprazam. E allora, per chiudere, abbiamo fatto certamente dei passi avanti, ma ancora noi abbiamo bisogno
terapie di prima linea ancora più efficaci, e certamente questa duplice col vonoprazan può essere una di queste, è sicure perché è efficace la quadruplice, ma non è così sicura. L'ideale sarebbe anche avere un antibiotico specifico, per esempio come facciamo col Clostridium difficile, che abbiamo la vancomicina o la fidaxomicina, molto costoso ma specifico, narrow spectrum, e eventualmente i vaccini finora hanno fallito, tranne uno in Cina che ha dimostrato effettivamente in grado di proteggere la popolazione. Vi ringrazio.